Un passaggio nei punti simbolici della città per un 25 aprile ormai consolidato a Casalmaggiore, ma sempre emozionante: la Casa del Mutilato e la Messa a San Francesco del parroco Don Claudio Urbagotti, la musica delle studentina davanti all'ingresso dell'RSA Busi con l'esibizione delle ballerine del gruppo di Nilla Barbieri, il passaggio al monumento ai caduti della Resistenza di Via Favagrossa con l'inno d'Italia e Bella Ciao, al monumento ai caduti d'Europa per la pace nel mondo e alla lapide ai caduti in comune col Vapensiero. Infine Piazza Garibaldi con i discorsi davanti ad autorità politiche, civili, militari e religiose, oltre che del mondo dell'associazionismo e delle autorità. Il sindaco Filippo Bongiovanni ha ricordato i caduti casalesi legati alla notte tra il 24 e il 25 aprile. Gino Vigni sull'Argine Maestro all'altezza della Baslenga, Aldo Formis, che abbiamo ricordato prima nell'incrocio tra Via Guerrazzi e Via Vittorio Veneto, Luigi Valdisturlo a Camminata, Giovanni Favagrossa, il mio prozio, Carlo Martelli, che erano insieme tra Valle e Prati. Non è scontato essere in libertà, ha evidenziato il primo cittadino, ricordando poi chi nell'ultimo quinquennio è venuto a mancare dopo essere stato testimone di quel 25 aprile 45, Giuseppe Rossi, Antonio Baroni, Aurelio Magni e anche, pur non essendo stato per motivi anagrafici testimone diretto, Giorgio Bianchi, ricordato poi da Roseghini. La parola è passata a Vincenzo De Salvo della locale associazione Alpini, che ha sottolineato come la resistenza fosse composta da vari colori, poi a Rebecca Vezzosi della Quinta Itis del Romani di Casalmaggiore con un discorso sull'importanza dell'eredità da lasciare anche ai nostri, di nipoti. Infine il presidente di Ampi, Giancarlo Roseghini, che poco prima era stato sulle lapidi dei martiri della liberazione, sparse per la città. Mi piacerebbe che il 25 aprile diventasse veramente la festa di tutti gli italiani. Mi piacerebbe che il 25 aprile non fosse considerata una festa divisiva. Mi piacerebbe che, per non considerare il 25 aprile una festa divisiva, i valori che vengono incarnati dal 25 aprile e dalla Costituzione fossero condivisi da tutti.